Bentrovati amici di tuttosassuolocalcio.com. Si è appena chiusa la sfida contro la Juventus e usiamo un po' di numeri per fotografare il momento attuale del Sassuolo. 82 è il numero dei minuti che sono serviti alla Juventus per battere l'energia e l'organizzazione del Sassuolo. Una magia di Pogba ha costretto il Sassuolo alla quarta sconfitta consecutiva. Ecco, un altro numero, 4. Sono le partite in cui il Sassuolo non fa punti. Davvero tanti, ma la classifica è ancora abbastanza buona. Non bisogna però sedersi sugli allori. 293 sono i minuti in cui il Sassuolo non è riuscito a perforare la rete avversaria, davvero un'enormità per una squadra che fa del gioco d'attacco la propria forza. 29 come i punti attuali del Sassuolo, una cifra da incrementare. Il prima possibile bisogna arrivare a quota 40 punti, forse ne servirà anche qualcuno in più. Ora però bisogna concentrarsi sulla sfida con il Parma, non bisogna dar credito alle chiacchiere, alle tante situazioni ambientali che hanno minato la serenità dello spogliatoio ducale. Lo scorso anno il Parma venne a vincere al Mapei Stadium 1-0, una rete di Parolo, e quel gol servì alla formazione ducale per fare i 3 punti, soprattutto dietro una spallata alla panchina di mister Malesani, che poi fu esonerato. Rientrò Eusebio Di Francesco e da lì cominciò la cavalcata verso la salvezza. Un Sassuolo che può centrare l'impresa, può battere il Parma, ma deve fare attenzione perché dall'altra parte si trova una squadra che, nonostante le tante condizioni ambientali avverse, sta facendo veramente buone cose sul campo. Non ultimo il pareggio contro l'Atalanta. Sarà un derby molto aperto che potrete seguire sulle colonne di tuttosassuolocalcio.com. Buonanotte.